Mamma mia, bellissima. Bella, eh? Prendo 800 grammi di patate e le sbuccio. Una volta sbucciate, vado ad affettarle con il mio frullatore. Questo ha la lama simile alla mandolina e quindi utilizzo questo. Se voi però avete una mandolina, utilizzate quella senza problemi. Quindi inserisco la patata. Guardate come vengono. Queste fette sono perfette. Ok, affettiamo anche le altre. Ora metto le patate da parte e prendo una ciotola nella quale rompo tre uova. Insieme alle uova aggiungo 150 g di latte di soia, non zuccherato, mi raccomando. Poi aggiungo anche 60 g di fecola di patate. 8 g di lievito in polvere per torte salate. Poi aggiungo due bei pizzichi di sale. E poi aggiungo delle spezie. Qui potete veramente divertirvi e mettere quello che vi piace. Io utilizzo del pepe. Chiara, ma che cos'è che stai preparando? E come sempre, ti tocca aspettare fino alla fine, se no rovino la sorpresa. Giusto. Poi aggiungo dell'aglio essiccato. Infine una spolverata di curry. Ora prendo la frusta e comincio a mescolare. Ora prendo le patate che abbiamo affettato prima e le unisco al composto. Mescolo bene per far amalgamare bene il tutto. Perfetto, ci siamo. Adesso prendo uno stampo da 20 cm di diametro, io l'ho infarinato e oleato, e adesso vado a versare il composto all'interno. Poi con la spatola cerchiamo di livellare bene le patate. E adesso siamo pronti per infornare nel forno statico preriscaldato a 190 gradi per 30-40 minuti. Ragazzi, nel frattempo, mi raccomando, supportateci come sempre, lasciate un mi piace a questo video e condividetelo, per noi è fondamentale e questo piccolo gesto da parte vostra ci permette di continuare a fare ricette e pubblicarle e condividerle qui con voi. Allora, qui abbiamo sfornato la nostra torta di patate, oppure, anzi, suggeriteci voi nei commenti un nome per questa ricetta e andiamo subito a vederla. Wow! Guardate che meraviglia, io ho già l'acquolina, non so voi. Allora ragazzi, come la chiamiamo? Suggeriteci un nome nei commenti e non andate via perché non è finita qui, adesso andiamo a decorarla. Allora, qui ho preparato della maionese fatta in casa, questa è anche senza uovo, siccome abbiamo già le uova all'interno della torta, ho deciso di fare la maionese senza uova. Quindi vado a spalmare sopra uno strato sottile di maionese. Poi aggiungo una spolverata di semi di sesamo, ma potete usare anche un altro tipo di semi che vi piacciono. Poi la maionese avanzata la metto in una sacca poche. Poi chiudo e vado a fare dei piccoli ciuffetti come decorazione. Wow, che bella! La giro perché mi viene più comodo. Ad ogni modo, se non siete molto pratici con la sac à poche, non è un problema, potete comunque fare questa ricetta e omettere le decorazioni, non preoccupatevi. Oppure lasciare solo la parte di sopra senza i ciuffetti. Anche certo. Poi qui ho delle olive denocciolate e quindi vado a metterne un po' vicino ai ciuffetti. Poi le olive ci stanno sempre bene con le patate. Spettacolare, Diana, bravissima. Voi che ne pensate, ragazzi? Fateci sapere qui sotto nei commenti, siamo stracuriosi. Siamo pronti per il taglio?
Assolutamente spettacolare, Diana. Mamma mia. Questa è bellissima e sono sicuro che sarà anche spaziale. Hai visto tutti questi strati di patate? Sì. E Che bella. adesso l'assaggiamo? Ovviamente l'assaggiamo. Facci sapere, Un po' di Diana. maionese, un po' di maionese. Ragazzi, si scioglie in bocca. Wow. Secondo me questa è la ricetta con le patate più buona che abbia mai fatto. Buonissima.